Forza Juan Jesus, forza tutti coloro che subiscono queste porcate a turno, a prescindere dal colore della maglia, perché tanti, ripeto, parlano con la maglietta della propria squadra addosso e non capiscono che dinanzi a questi argomenti sono più importanti i valori umani che il tifo, ecco, la propria fede calcistica. Signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario del Darion. Oggi è mercoledì, ci stiamo avvicinando a Napoli-Atalanta, però in questo video voglio parlare di due argomenti essenzialmente. Uno che è un po', diciamo, datato, perché parliamo di un argomento che dovevo parlarne ieri, però ho preferito aspettare per diciamo, maturare un po' la situazione, e parliamo del caso Acerbi Juan Jesus. E poi nella seconda parte del video parleremo della maglia, della nuova maglia che è uscita oggi, che ha fatto vedere il Napoli, insomma. Comunque, prima di cominciare, una precisazione: se vedete il video un po' giallognolo, non è perché ho fatto un filtro particolare, ma perché fuori c'è in atto, fuori c'è una tempesta di sabbia in atto, quindi spero che non si veda tantissimo la situazione. Comunque, detto questo, prima di cominciare, ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale perché è importante. Ragazzi, fatelo, è gratis, perdete giusto 3 secondi esagerando a cliccare sul tasto iscriviti, e poi cliccate anche sulla campanella. Mi raccomando, i like, i commenti, le condivisioni, è tutto gratis ed è importante perché contribuite veramente tanto nel far girare il video e aiutate l'algoritmo a far girare il video. Detto questo, parliamo del caso Acerbi Juan Jesus. Allora, non mi aspettavo una punizione esemplare, perché purtroppo non è la prima volta che assistiamo a una roba del genere e poi non viene fatta giustizia. E non parlo soltanto dal punto di vista calcistico, ma un po' in generale. Nell'ambito calcistico ne abbiamo vissuti parecchi, come ad esempio quello di Lukaku, quello di Vlahovic a Bergamo, quello di Koulibaly, sempre contro l'Inter qualche anno fa, che addirittura lui è stato espulso, quindi non è stata la prima volta, non sarà l'ultima. Dal punto di vista della sentenza, diciamo dal punto di vista proprio pratico, è una sentenza che io onestamente non condivido e che trovo ingiusta, perché Acerbi, signori, non è stato assolto perché non ha detto effettivamente delle frasi razziste o discriminatorie. Acerbi è stato assolto perché non ci sono prove effettive che lo dimostrano. Quindi lui può potenzialmente aver detto veramente quelle frasi, e io su questo ne sono convinto, perché innanzitutto c'è una clip video dove si vede proprio benissimo il labiale di Acerbi che va a scusarsi con Juan Jesus e gli dice: "Io non sono razzista". Quindi se lui si va a scusare per queste cose, vuol dire che effettivamente le ha dette. E mi pare strano che questa clip non sia così sufficiente da evidenziare che abbia detto queste frasi razziste. Poi un'altra cosa che non capisco: teniamo 10.000 telecamere e non ce ne sta una che fa vedere, nessuno ha filmato il momento in cui Acerbi stava dicendo quelle frasi. Questa cosa mi puzza parecchio. È una sentenza che io trovo ingiusta e che non fa giustizia, appunto, per Juan Jesus. Per me la prova c'è, ed è il fatto che lui si è scusato. Se non ha detto niente, perché si va a scusare? È pazzo? È scemo? Acerbi non verrà sanzionato, però la cosa che a me fa più male, che più mi dispiace, è il dopo. È stata la reazione pubblica a questa sentenza. Tante persone, specialmente interiste, che hanno scambiato questo episodio di razzismo come una questione di maglia, perché tante persone purtroppo ragionano con la maglia della propria squadra addosso, non riescono a fare dei ragionamenti che esulano dalla maglia che indossano. Gente che ovviamente dice: "Ha ragione Acerbi, chiedetegli scusa", come se avessero provato che lui effettivamente non ha detto quelle parole, quando in realtà è stato deciso tutt'altro. La reazione della moglie, onestamente, mi ha lasciato proprio schifato, perché tra l'altro la moglie è anche avvocato, quindi molto bene. Qualcosa veramente di vergognoso, e fa capire, questa è un'ulteriore prova sul fatto che in Italia purtroppo abbiamo una mentalità ancora chiusa e medievale, ferma al 400, ma non serviva questo per capirlo. Abbiamo avuto soltanto
un'ulteriore conferma. Faccio i miei applausi innanzitutto a Juan Jesus, perché penso lo sapete, ha cambiato l'immagine del profilo e ha messo il pugno chiuso, simbolo della lotta al razzismo. E poi faccio veramente i miei applausi e i miei complimenti al Napoli, che secondo me ha risposto in maniera esemplare a questa sentenza. Ha praticamente fatto un comunicato dove sintetizzo, per loro questa sentenza, diciamo, è abbastanza vergognosa e che non fa giustizia, e quindi hanno praticamente deciso che da questo momento in poi hanno deciso che da questo momento in poi non parteciperanno più a manifestazioni di facciata contro la lotta al razzismo, e voglio sottolineare di facciata, perché io sono di questo parere, perché se tu fai queste manifestazioni appunto dove fai vedere e poi nel concreto non fai nulla per lottare contro il razzismo, allora sì, parliamo di manifestazioni di facciata, e io sono assolutissimamente d'accordo con il Napoli e condivido ogni singola riga e ogni singola virgola che è stata scritta in quel comunicato. Porterà probabilmente a delle ripercussioni sul campo, perché sappiamo come ragionano qui in Italia. Se vai contro il sistema, se provi a fare qualcosa di sbagliato, te lo fanno pagare coi torti arbitrali, quindi aspettiamoci qualcosa sicuramente sotto questo aspetto, ma onestamente non mi interessa, perché tanto ormai quest'anno dal punto di vista sportivo la stagione è compromessa. Però mi fa piacere che Napoli prosegua questa battaglia a fianco di Juan Jesus, per me fanno la scelta migliore. Supporto l'hashtag che è stato creato dal Napoli, ovvero io sto con JJ. Io mi aspetto sabato delle iniziative, ma penso che arriveranno sicuramente. Ricordate con Koulibaly che ci fu lo stadio tutto che si portò la fotocopia della faccia di Koulibaly? Ecco, mi aspetto una roba del genere con Juan Jesus. Credo che per quella partita verrà fatto anche capitano, non ho nient'altro da dire, mi dispiace soltanto che l'Italia ha perso l'ennesima occasione per dimostrare che non è assolutamente ciò che in realtà è, ovvero un paese razzista, discriminatorio e dalla mentalità medievale. Purtroppo l'Italia questo è e non ha perso occasione per dimostrarlo ulteriormente. Detto questo, passiamo al secondo argomento, che è appunto la maglia. Allora, oggi era il 27 marzo e il Napoli ha presentato questa quinta e ultima maglia di questa stagione. È una maglia, diciamo, celebrativa in occasione, diciamo, di questo legame indissolubile con la MSC Crociere. È una maglia, adesso farò vedere qualche immagine, è una maglia comunque che dal punto di vista dell'idea, del concept, a me piace tantissimo, perché ci sono i porti di Napoli, Miami, Dubai e Copenaghen che sono raffigurati sulla maglia, che sono un po' i quattro porti più visitati, che vengono più, diciamo, utilizzati tra virgolette dalla MSC. C'è la rosa dei venti, che comunque richiama appunto la navigazione ed è anche presente nel logo della MSC. Tutte idee carine, però secondo me esteticamente, diciamo, non sono state applicate proprio in una maniera incredibile. Cioè, a me esteticamente la maglia non fa entusiasmare, secondo me ci sono delle maglie decisamente migliori, però l'idea, diciamo, mi piace molto. Ecco, quindi se devo fare una media dico un 6,5, il costo un po' altino, 180 euro, sicuramente non è una maglia per tanti. È anche vero che comunque è una limited edition, quindi è una versione, diciamo, limitata e straordinaria sotto certi punti di vista, quindi questa è un po' la mia idea su questa maglia. Verrà indossata sabato, e Bianchini ha fatto sapere che non sarà presente la patch della lotta contro il razzismo che usa la Serie A. Un'altra conferma, diciamo, della lotta che vuole fare il Napoli contro il razzismo, che vuole fare per conto suo e non aderendo appunto a manifestazioni di facciata della Serie A. Quindi questo è quanto. Comunque il colletto mi piace, il colletto mi piace parecchio, l'abbinamento bianco e blu navy con il calzettone, diciamo, con i pantaloncini non mi dispiacciono. Una maglia comunque carina, ma niente di così entusiasmante e clamorosa. Fammi
Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa maglia, se vi piace oppure pensate che si poteva fare qualcosa di più. E basta, basta, credo che non ci sia nient'altro più da dire. L'arbitro di Napoli-Atalanta sarà Pairetto di Torino, se a qualcuno può interessare la cosa. Vabbè, ragazzi, questo è quanto, questo è quello che avevo da dire sulla vicenda. Più che scandalizzato, sono deluso, cioè anzi rassegnato, ecco, mi viene da dire rassegnato perché purtroppo durante gli anni ho capito che mondo è l'Italia, ecco. Quindi l'episodio che è successo ieri sera non ha fatto altro che confermare ulteriormente ciò che penso su questo bellissimo paese. Mi piacerebbe tanto vedere da parte di Spalletti un qualcosa che vada a favore di Juan Jesus. Diciamo, mi piacerebbe che non convocasse Acerbi per l'Europeo, ma non credo che succederà perché comunque Acerbi rimane uno dei giocatori più forti che abbiamo in difesa e questo è tanto indicativo. Ecco, un'altra cosa che voglio dire, mi dispiace molto per i figli di Acerbi e della moglie perché cresceranno con un padre vigliacco e bugiardo e inetto. Di certo i genitori da questa vicenda non è che abbiano fatto tanta bella figura, ecco, dal punto di vista dei valori umani. Ho letto che Juan Jesus vuole continuare e vu sta pensando di denunciare penalmente Acerbi. Io sotto questo aspetto sono sempre a favore di Juan Jesus e in generale a favore di chi subisce questi casi di razzismo. Se lui vuole continuare, io sono dalla sua parte. Io sto con Juan Jesus, ecco, ribadisco l'hashtag che è stato creato per l'occasione. Quindi detto questo, ragazzi, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti riguardo tutto quello che abbiamo detto in questo video, lasciando un bel like, mi raccomando, se il video vi è piaciuto, lasciatemi un commento, condividete il video, poi iscrivetevi al canale, mi raccomando, che è totalmente gratuito. In tutto questo, Kvara ieri ha vinto ai rigori e ci sarà l'Europeo. Ho fatto un post su Kvara stamattina, questo in 2 anni, da signor nessuno, è diventato praticamente uno dei giocatori più importanti che abbiamo nel panorama calcistico internazionale in questo momento. Ed è bello che indossi la maglia del Napoli, ecco. Quindi speriamo veramente di vederlo il più a lungo possibile con la maglia del Napoli. Pare che si sia infortunato ieri, però vedendo i festeggiamenti mi sa che non è nulla di grave. Diventerà anche padre, quindi proprio il top del top, Kvara. Vabbè, ragazzi, chiudo qui il video. Forza Napoli sempre, forza Juan Jesus, forza tutti coloro che subiscono queste porcate a turno, a prescindere dal colore della maglia, perché tanti, ripeto, parlano con la maglietta della propria squadra addosso e non capiscono che dinanzi a questi argomenti bisogna parlare, diciamo, sono più importanti i valori umani che il tifo, ecco, la propria fede calcistica. Però per molti questa cosa non esiste, ecco. Quindi detto questo, noi ci vediamo alla prossima, ragazzi, e buon proseguimento di giornata, ecco, alla prossima.